Buon venerdì ai nostri amici vegani, vegetariani e a tutti coloro che amano le verdure, in compagnia della nostra chef Letizia Monaco. Ciao a tutti. Letizia, allora, piacere di trovare. È tanto che non ci vediamo. Tanto tempo. Allora, che cosa hai preparato oggi? Allora, oggi facciamo una minestra con ingredienti primaverili, però visto che non fa tanto caldo, facciamo un piatto che è stato un po' invernale, però vabbè. Bene, però con le primizie della primavera. Assolutamente okay. Sì. Di che cosa abbiamo bisogno? Quindi abbiamo bisogno di pasta corta, noi in questo caso usiamo dei tubettoni integrali, delle fave fresche già sgranate, dei piselli freschi, cipollotto, un pochino di menta e olio. Facile, molto. Quindi. Poi, sai, io vabbè, adoro fave e piselli, mi piacciono tantissimo e devo dire che le minestre sono un po' la mia passione. Alla fine, come dici tu, la stagione purtroppo non è tanto clemente, quindi ci sta proprio bene. Sì, allora, approfittare. Allora, iniziamo con l'operazione. Allora, noi abbiamo già messo a cuocere la pasta perché è un tempo di cottura un pochino lungo, quindi ok. Intanto. Allora, olio. Qui dobbiamo utilizzare una pentola un po' alta. Sì, poi ci andremo a mettere, cuociamo il condimento e dopo ci andremo a mettere la pasta, quindi comunque diciamo una casseruola. Ok. Allora, cipolla a piacere. Sì, anche se la cipolla secondo me con le fave e con i piselli sta proprio bene, quindi sopra il cipollotto fresco anche lui, infatti. Chiaramente. Allora, facciamo soffriggere un pochino la nostra cipolla e poi aggiungiamo piselli. Fave, menta fresca. Quindi lasciamo soffriggere leggermente. Lasciamo soffriggere un pochino, facciamo insaporire. È profumino. E aggiungiamo dell'acqua o del brodo vegetale, insomma, a seconda di quello che abbiamo e di quello che preferiamo. Esattamente. Copriamo e facciamo cuocere più o meno per un quarto d'ora, considerato insomma, queste sono fave già un po' grandi, sono un po' sì, più dure, sono le ultime rimaste, quindi ecco, questo è un ottimo metodo per utilizzare le fave di fine stagione che tendono a diventare un pochino dure, un po' coriacee. Sì, anche perché magari non sono gradevolissime da mangiare come esatto, quelle tane appena uscite, quindi ne possiamo approfittare per farle cotte. Però sono buonissime cotte, sì, cioè sì, perfette, quindi insomma, utilizziamole. Sì. Allora, facciamo cuocere per, come dicevamo, una decina di minuti, un quarto d'ora, magari coperto. Noi non abbiamo messo del sale, ce lo mettiamo adesso. Noi l'abbiamo già cotto chiaramente, sì, ovviamente. Quindi possiamo togliere questo e questo è il risultato. Poi come vedi le fave si sono anche un pochino disfatte, sì, perché chiaramente essendo sbucciate. Beh sì, diciamo che questo condimento tende a diventare un po' cremoso, sì, ed è buonissimo così, cioè deve sì, essere così. Sì, poi sai, la minestra a me piace sempre un pochino cremosa e densa. Sì, assolutamente, sono d'accordissimo. Andiamo a mettere la nostra pasta integrale. Sai che mi ha dato proprio un'idea? Io ho fatto una ricetta simile un paio di domeniche fa a casa di mia madre, però ho utilizzato dei maltagliati che ha fatto lei, non io, di farina integrale, anzi no, era di grano solina, farina di solina, e poi ho messo fave, piselli freschi, il ferfellone e poi una cosa che a te piace tanto, indovina? Pancetta, che c'è? Il guanciale. Però immaginavo. L'ho fatto leggermente, sai, tostato e poi l'ho messo sopra e ci stava bene. Però devo dire che io personalmente l'ho mangiato senza, perché volevo essere rimanere un po' più light. Ti devo credere che sì, l'ho mangiato sì, senza. È vero, mi devi credere. Che bella. Allora, la facciamo stare un pochino in modo che la pasta finisce di cuocere, insaporisce. Okay. E si addensa anche un pochino. Direi di sì. Poi se la vogliamo un pochino più densa magari la facciamo sì, ritirare un pochino di più.
Noi per esempio al ristorante ultimamente la stiamo facendo con la fregola, Sandra, sì, ti ricordi? Sì, sì. Che l'abbiamo usata anche qualche volta e lì viene davvero molto cremosa. Sì. Poi per esempio anche qualche puntarella di asparago ci potrebbe mettere. Ecco, adesso che mi hai ricordato, io avevo messo anche gli asparagi. Ah. Invece ieri ho fatto un risotto. Ho visto la foto. Hai visto? Beh, anche lì c'erano le riccioli di bacon. Ma infatti sì. Però sì, io l'ho mangiato senza anche ieri, perché poi i miei figli pretendono che sia sempre un po' più ricco, no? Allora io ovviamente cerco di contenermi, quindi l'ho mangiato senza e devo dire che era buonissimo. Con un brodino vegetale, semplice. No, ma io devo dire, io adoro il mondo vegetale, apprezzo tantissimo le ricette a base di verdure, in primis perché comunque fanno bene e poi perché sono buone. Sì. E stimo tanto chi fa un grande lavoro come Letizia, perché effettivamente lavorare con le verdure richiede veramente un impegno, una dedizione totale, cioè non è più un lavoro ma è proprio una scelta di vita. Sgranare le fame è molto divertente, sai? A una. Però dai, alla fine dà anche le soddisfazioni, perché comunque riuscire a creare dei piatti con le verdure, insomma, è una bella sfida. Secondo me sono versatilissime, perché anzi molto più versatili le verdure rispetto magari a tanti altri prodotti, però insomma quello sicuramente ci vuole veramente parecchio tempo. Ci vuole tempo, ci deve applicare. Poi bisogna saper scegliere, seguire la stagionalità, insomma. Decisamente. Un grande lavoro. Ci siamo, Letizia? Ci siamo. Il nostro piatto è pronto? Il nostro piatto è prontissimo. Perfetto, quindi facile. Ma tu pensi che questo piatto si potrebbe anche mangiare freddo, volendo? Ma oddio, allora, io non amo le minestre fredde, ti dico la verità, per un mio limite probabilmente, però sì, perché no? Secondo me sarebbe buono anche freddo, assolutamente, perché comunque ci sono queste verdure primaverili che a me piacciono moltissimo anche fredde, sia le fave che i piselli. Sì. Grazie Letizia, prossimamente faremo ricette proprio dal taglio estivo, vero? Sì. Perché ne abbiamo bisogno, speriamo che l'estate finalmente arrivi e decolli come si deve. Sì. Adesso finiamo di utilizzare le ultime primizie, poi ci concentriamo sugli ortaggi estivi. Bene Letizia, grazie. Grazie a te. Ringrazio tutti voi per essere stati insieme a noi. Vi ricordo che tutte le nostre ricette sono su YouTube, sulla nostra playlist Chef in Cucina. Cercateci, prendete ispirazione da noi e come sempre vi ricordo che vi aspettiamo tutti i giorni su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. A domani. Ciao. Dopo i mesi invernali tutti vogliamo tornare presto in forma. Ricordate che solo alimentazione equilibrata e ipocalorica permette di scendere di peso. Ci sono piccoli trucchetti che possiamo tutti mettere in pratica. Uno di questi è mangiare appena ci svegliamo, è il metodo che stimola tantissimo il metabolismo. Un altro è mangiare spesso, distribuire apporto calorico in almeno 5 pasti giornalieri. In questo modo stimoliamo il metabolismo e arriviamo meno affamati nei pasti dopo, e in questo modo li gestiamo meglio.